Ragazzi, buon Godotei e bentornati, incredibile, su Elden Ring, in un episodio che oserei chiamare rivoluzionario. Lo volevo dire a tempo di musica, tanto per... Allora, prima cosa, ho tenuto troppo il cappello oggi, quindi i miei capelli, se li vedete più esplosivi del solito, è tutto nella norma, è il godo, anzi, la grazia che entra nei miei capelli, esplode in tutta la camera. Comunque, incredibile, pazzesco e assurdo. Oggi, full giornata di registrazione di Elden Ring, ho fatto l'altra volta full giornata di Palworld, ho fatto 4 episodi di Palworld, e oggi spero di farne almeno 3 su Elden Ring, quindi se mi vedete sempre con questa magliettina incredibile è perché dovrei fare almeno 3 episodi. Ovviamente se i miei piani godosi vanno a buon fine, altrimenti ne registrerò solo 2 e ci rimarrò molto male. Però, attenzione ragazzi, una chicca. Perché ho detto episodio rivoluzionario? Perché ragazzi, non so se lo state vedendo, giocherò finalmente con il controller. Il godo vero. Sono riuscito a risolvere il problema del controller. Praticamente questo infame, ogni volta che lo attaccavo, mi attivava un'impostazione secondaria nella parte dell'audio del PC dove lui registrava l'audio. Il problema è che io questa cosa l'avevo già provata a cambiare, ma lui ogni volta automaticamente me la levava. Quindi ho dovuto levare quella, mettere non collegarlo mai più, e stavolta mi ha salvato le impostazioni e finalmente potrò giocare da controller su Elden Ring. Palworld lo continuerò a giocare col computer perché è più divertente, con mouse e tastiera Palworld rende meglio. Ma Elden Ring, ragazzi, voi non avete idea, ho farmato parecchio, adesso ve ne accorgerete. Infatti se mi vedete un pochino più inclinato nell'inquadratura è perché ho un cavo USB che dire che è corto è poco, voi non lo potete vedere, ma è così. Cioè io qui ho il PC, io pensavo fosse molto più lungo quando l'ho comprato, e quindi mi vedrete un pochino più appiccicato. Sus ovviamente qui davanti, ora vedremo, il nostro Sus è cambiato un pochettino rispetto al terzo episodio dove abbiamo sconfitto Margit. Esteticamente non è che è cambiato tanto, però almeno useremo le dual oggi, adesso vi spiego tutto. Praticamente, nello scorso episodio abbiamo sconfitto Margit e un pochino dentro di me mi è dispiaciuto evocare Rogier. Il problema è che mouse e tastiera per me era impossibile. Margit, mouse e tastiera, per uno che non ha mai giocato Elden Ring, mouse e tastiera, ci sono morto troppe volte. Quindi io per disperazione, nello scorso episodio, ho evocato Rogier e abbiamo sconfitto Margit. Ma dentro di me questa cosa brucia tantissimo. Però ho detto, sai che ti dico, continuo a provare a giocare mouse e tastiera. Intanto dovevo farmare parecchio perché infatti, guardate che bravo, ho farmato un pochino. Siamo a livello 46. Ho preso tutti i talismani di questa regione qui. Ho preso tutte le Ashes of War. Ho preso tutte le Summon di questa regione. Pure il Balsam. Ho parlato con tutti gli NPC tranne quelli della tavola rotonda, perché lo faremo in questo episodio. E farmando mi sono reso conto che io non avrei avuto speranze una mouse e tastiera. Ve lo dico col cuore in mano. Voi non avete idea di quante volte off camera sono morto farmando per arrivare a questo punto. Voi non avete idea. Credo che il punto più basso l'ho toccato quando sono morto contro il troll di pietra più di una volta. Lì ho detto, lascio perdere. Ci ho provato. Mouse e tastiera, magari un giorno in futuro mi chiuderò, farò delle ore di sessione mouse e tastiera per imparare a usarle, perché sinceramente l'idea principale della run, della sus run, era che giocavo mouse e tastiera tanto per avere, se no, un debuff in più. Però avrei portato un contenuto mediocre, terribile. Terribile, voi non avete idea delle morti stupide, stupide che ho fatto, perché non mi ricordavo i tasti. E magari in futuro, quando faremo la scheletro run, la Udinok run, lì le farò mouse e tastiera. Ma è un ricordo bello che ho iniziato la run mouse e tastiera, però non avete idea della godosità che ho in questo momento nelle mie manine, finalmente usare un controller su Elden Ring. Fatta questa premessa incredibile, cosa faremo in questo episodio incredibile? Allora, intanto andremo alla tavola rotonda, parleremo con tutti gli NPC, che tra l'altro alcuni mi sa che ci abbiamo già parlato negli scorsi episodi, e per il resto esploreremo il castello Gran Tempesta. Non uccideremo Godric. Prossimo episodio uccideremo Godric e faremo questa bella caverna dove uccideremo l'albero ulcerato terribile e prenderemo il talismano per le piromanze draconiche. Io direi di andare un attimo alla tavola rotonda e poi andiamo all'esplorazione. Un filo più lungo dovrò comprare perché così sto troppo inclinato, però mi dovrebbe prendere bene l'inquadratura incredibile. Con lui ci abbiamo parlato l'altra volta. Ok. Ah, è vero, perché ho fatto il dungeon dell'assassino e ho una radice. Infatti mo andremo a parlare pure con Burak. Sai che non mi ricordo che succedeva? Vabbè, mostriamole sti cavoli. Ok, vabbè, peccato che però noi l'abbiamo già fatta questa cosa. Ok, con lui ci abbiamo parlato. Ok, quindi lui è inutile adesso. Roger non è ancora qui perché dobbiamo andarlo a sbloccare. Ah, ecco, dobbiamo parlare col Fabbro. Con Fabbro non ci ho mai parlato. Lei non è arrivata perché dobbiamo fare la sua piccola missione. Parliamo con lui.
Allora, potenziamento armi. Allora, io per adesso non vorrei potenziare niente. Sicuramente con Sus avremo alla fine due alabarde serie, due lance serie, per fare dual e altri esperimenti Sus. Quindi io per adesso però non vorrei potenziare niente. Tra l'altro questo è il primo video che registro dopo il trailer di Elden Ring. Io vorrei parlare anche con Fia, però sai qual è il problema di Fia? Che questa qui mi mette un debuff sulla vita, no? Non mi ricordo male, che lei mi levava un po' di vita. A Sus non gli pare vero di essere abbracciato da Fia, secondo me, eh? È silenzioso su oggi, ma secondo me avrà da ridire tra po'. Eh sì. Povera Fia, se sapesse quanto è rischioso abbracciare Sus in primavera, non mi chiederebbe di essere abbracciato. Però siamo grossi. Fia, è meglio che lasci andare Sus, te lo dico, eh. Mi basta guardare il Sus presente qui per capire che pure questo Sus è qui. Sono molto Sus tutti quanti. Guarda gioia, adesso rifiuto, però insomma torneremo sicuramente per avere forti emozioni. Ma c'è qualcosa che ci potrebbe servire qui? Ma io non penso. Forse questo potremmo comprare in realtà. Che dite, compriamo questo? Allora, compriamo questo e compriamo questa, perché così volendo, per sperimentare, possiamo provare anche la doppia lancia. Se uso questa e questa, vado in dual. Ah, non lo possiamo provare. Lo proviamo adesso. In caso prossimo episodio proviamo le due lance. Parliamo pure con Gideon. We've spoken long enough. Ah, ecco che potremmo fare. Non so se avete capito. Ah, guardate che abbiamo droppato un'arma tipo rarissima. Pirandello chiodato. Questo tipo l'ho trovato uno in tutta la mia prima run. Volevo provare a fare una cosa un po' sus, però ho paura che potremmo finire molto male, ragazzi, eh. Volevo provare a uccidere l'invasore qui sotto, che nella mia prima run, vabbè, penso nella run di molti, lui abbia traumatizzato numerose persone. Quindi vorrei provare a uccidere lui. Almeno facciamo qualcosa di un pochino più intrigante. Che dite? Potrebbe finire male, ragazzi, ve lo dico, eh. Io non me lo ricordavo! Ti dà un emoticon se tu aspetti attaccarlo! Non ci credo! Non ci credo, ma che figata, non lo sapevo! Io l'ho sempre purgato all'inizio! No, vabbè, ma che bello! Ma veramente! Ma non lo sapevo, che figata! Ora morirò! No, magari, vediamo! Ok. Sì, non è molto... Ok. No, 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 mamma mia, ragazzi, rage di quella fase. No, 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 è il momento di bere, ragazzi. Vai. Perché non casti? Di solito casti di più, fratello. Come mai non castiamo oggi? Dai, fai quella affare di sanguinamento. Dai, dai, dai. No, 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 no. No, ma sono contento di quell'affare, non lo sapevo. No, no. Vabbè, lo so, non è molto bello ucciderlo così, però, insomma, capite. Lui è molto più forte di noi, eh. Ok, però non è che non ha equilibrio, perché se aveva equilibrio qui ci distruggeva. Ok, fratello. Ok. No, 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 no. Range. Si nota la differenza di quando giocavo con la sua tastiera, ragazzi, che dite, eh? Lo uccidiamo con un attacco in salto? Fantastico. Vabbè, non l'ho ucciso in maniera molto cool, però diciamo che va bene così. Inchino reverenziale. Questo mi ha dato? L'avevo preso pure nella mia prima arma, non mi ricordavo minimamente che me lo regalasse lui. Qui c'è il portale, andiamo da cura anche un attimo a tirarle le radici. Allora, c'è una parte di me che vorrebbe provare a uccidere quel coso per avere la labarda sua. Però penso ci distrugga, che dite, ragazzi? Dai, gli do un colpetto per vedere quanto danno gli facciamo, dai, tanto per capire. Penso che lo faremo un'altra volta. Sì, sì, alla grande proprio. Sì, 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 sì. Fratello, va bene così. No, 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 no. Va bene così. Va bene così. Tra l'altro abbiamo due zampette di gallina. Due le ho usate per farmare un pochino il dragone per arrivare a questo livello sus. Quindi, insomma, ce le teniamo. Per più che altro perché io vorrei usare questo scudo. Perché abbiamo droppato finalmente lo scudo questo qui. Però siamo carico pesante. Quindi abbiamo trovato pure questo. Non lo useremo probabilmente mai, però. Parliamo con Duran. Ah, ok, perfetto. Non comunica. Diamogli due radici. Cambia qualcosa se li do insieme? Vabbè, diamogliene una prima. Di morte. Labramo. Ok, sigillo artigliato, occhio della belva. Ok. Poi mi pare che lui quando gliene diamo tipo 4 o 5, mi ricordo che lui ci attacca a un certo punto. Voglio di più. Protezione pessima. Allora, adesso abbiamo trovato questo che è decisamente meglio. Mettiamo questo. Un rizzo incantesimo. Metterei questo a sto punto. Probabilmente non lo useremo mai, però.
Poi, ah, volevo fare un'altra cosa, ragazzi, e poi andiamo, promesso. Provo un attimo andare qui. Ah, non li possiamo usare, eh. Vabbè, noi effettivamente useremo queste cose, però magari quando saremo più forti. Ecco perché non l'ho comprato, perché non abbiamo le statistiche. Va bene, ok. Vabbè, ragazzi, si va. Io vorrei provare a giocare un pochino di Dual, che dite? Questo è uno dei Legacy Dungeon più belli, cioè proprio troppo bello. Ed è divertentissimo anche da esplorare, c'è una marea di segreti, mamma mia. Cerchiamo di prenderli tutti. Allora, questo infame di Ghostock, lui ci segue tantissimo, è uno stalker incredibile, vero Sus? Tra l'altro vi ho fatto vedere che ho trovato gli scheletrini, e tra l'altro questo è una delle mie summon preferite di tutto il gioco, li adoro, e probabilmente li evocheremo per fare un massacro. Allora, non so se ci riusciremo. 3, 2, 1, vai! Oh, ok, 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 ok. Ok, è andato bene, ok. Ok, via, 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 via. Ok, adesso dobbiamo trovare un punto e evocare i nostri amici scheletri. Ah, qui c'è il leone, cavolo. Va bene così, va bene così, va bene così. Non li hai evocati? Fantastico. Eccoci qua. Perfetto. Inizia il massacro. Bevutina. E si va. E si gode. Volevo eliminare gli arcieri un attimo. Va bene, va bene. È il momento delle dual. Non era quello che volevo fare. Oh yes. Si gode. Wow. Ok ragazzi, adesso faremo una cosa molto sus. Dai. Mamma mia, mamma mia ragazzi. Ah, mi sono morti gli scheletri. Molto susto questa cosa. Tra l'altro sto facendo forse un errore clamoroso. Ok. No. Ok. Molto bello. Ok. Assolutamente non vorrei aggrare il leone, se fosse possibile. Dove, chi mi ha colpito? Ok, dobbiamo andare lì. Ah, ma buongiorno! Ma noi siamo armati di arco. Ah. Guarda un po'. Fantastico. Infatti, mi ricordavo questa cosa, volevo prendere... Dai, 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 dai! Nice! Ecco fatto. Molto, molto bene. Abbiamo sia il talismano per aumentare il potere delle frecce, abbiamo pure la cenere... Fichissima, che infatti adesso vorrei usare, ma non credo servirà a niente. Molto bene. Prendiamo questo. Ok. E te verrai purgato dal potere della doppia alabarda, fratello. Eh sì. Molto, molto bene. Allora, adesso c'è il nostro amico leone. Però prima di affrontare il leone vorrei sbloccare il falò. Che dite? Vorrei tanto attivare questo, caro amico leoncino. Eccoci qua. Allora, pronti a affrontare il leone? Forza leoncino, forza! Cucciolo. Mamma mia. Buongiorno. Piccolo servo. Tesoro. Quanto gli farà male, secondo me, una piromanzia incredibile addosso? Lo scopriremo adesso. Non è andata molto bene, va bene, dove andare così? Vai. Incredibile, vai, forza. Non me la sento di combatterlo in dual perché sinceramente non mi ricordo mai nella vita come combatto sto coso. A parte che insomma, tantissimo. Leone? Piccolo Serros? Cucciolo? Va bene, più o meno l'abbiamo colpito. Ok. Niente di personale. Daffy personal kid. Ecco. Risolto il problema. Ecco. Molto molto bene. Adesso ci facciamo una bella corsa invece dall'altra parte. E questa sarà un pochino più rischiosa.
Via. Questa è ancora più rischiosa di quell'altra perché non mi ricordo dove spara. Ah, ok, quella da lì. Alle spalle, mamma mia. Come sono dolorose. Via, via, via. No, 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 il muro! Il muro, ok. Possiamo fare gli scheletri? No. Ok, via. Via, 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 via. Via, 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 via. Ok. Ah, ricordo male o c'era un falò da queste parti? Ah, no, 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 no. È vero, qui noi finiamo da quel brutto coso. C'era un altro falò qui attorno, sai che non me lo ricordo. Pronto? Affrontare qualcosa di grosso di te? Non credo proprio, fratello. Bene. Allora. Qui forse? Ok, il fatto che quei topi non siano morti non è un buon segno. Pensare che il dual wielding a questi livelli sia veramente insignificante. Conviene che ci sblocchiamo la strada per Godric e poi facciamo un'altra esplorazione. Che dite? Mi pare che il falò però era qua da qualche parte, mi ricordo. Questo è un presentimento susso. Cioè mi ricordo che era da queste parti. Lo so ragazzi che non bisogna fare questa cosa così, eh. Ah, qui c'era il quadro. Qui c'era il tizio col cane che era veramente fastidioso. Allora, però mi ricordo che c'era il falò da queste parti. Eccolo là, perfetto. Missione compiuta. Abbiamo finalmente i falò. Ah, ora possiamo fare le cose con calma. Allora, abbiamo praticamente il teletrasporto per andare al boss. Però vorrei anche esplorare un pochino io qua il castello. Ora è anche vero che voi l'avrete visto mille volte il castello di Gran Tempesta esplorato. Quindi, sì, c'è il boss sotto. Quello magari lo facciamo in video, perché ve lo voglio far vedere. Il boss ulcerato che sta qui sotto. Giustamente chiedo all'interessato. Sus, che vogliamo fare? Vogliamo andare a esplorare le parti più profonde di questo posto incredibile? Vogliamo andare a affrontare Godric the Golden incredibile? O vogliamo andare a fare altre cose in giro per il Sepolcro? Che dici, Sus? Damn! Mamma mia, quanto è bello Sus. Allora, cameraman, grazie di aver interpellato il vostro Sus, che per tutto l'episodio mi ha fatto sta qua, in mezzo ai fili. Maledetto cameraman, comunque. In realtà, il vostro Sus ha deciso. Ok, Sus, allora che cosa dobbiamo fare? Io andrei a mangiare, esatto. Perché il vostro Sus ha fame, eppure sua maestà. Quindi vedi di andare a cucinare che abbiamo fame. E poi, prossimo episodio, andiamo avanti, affrontiamo Godric, incredibile, che c'ha un sacco di gambe e de braccia appiccicate. Io mi chiedo che cosa ci fai con tutte quelle braccia. Però il vostro Sus, nonostante birbante, non dirà cose Sus. Quindi andiamo a mangiare. C'ha pure fame questo infame. Devo pure cucinare per tutti quanti. Questa è la vita che il povero Zoila ha in questo ufficio incredibile. Comunque è stato un buon episodio. È tornato il controller incredibile, quindi finalmente posso tornare a giocare come il Godo comanda. Abbiamo iniziato l'esplorazione di Gran Tempesta. Abbiamo ucciso quell'invasore Sus. Abbiamo sbloccato Burran. Questo è il classico episodio di intermezzo Sus. Nel prossimo episodio, attenzione, uccideremo il boss qui sotto e andremo a vedere Godwin. Non lo so, sono indeciso di farvi vedere l'esplorazione, perché tutta l'esplorazione esterna di Sepolcri ve l'ho fatto off camera, perché sono cose che avete visto mille volte, tutti i dungeon piccolini che li conoscete a memoria, come conoscerete a memoria proprio pure la mappa di Gran Tempesta. Mi sono indeciso se fare un episodio solo di esplorazione di Gran Tempesta. Magari facciamo le cose più sus nel prossimo episodio, magari uccidiamo pure, facciamo una piccola esplorazione del castello di Gran Tempesta, compreso del boss sotto con Godwin. Poi faremo il dungeon dove prenderemo il talismano draconico e poi uccideremo Godric. Tutto questo nel prossimo episodio. Quindi direi che per questo episodio può finire qua. Che cosa? Con voi ci vediamo al prossimo episodio, che sarà bello denso. Quindi alla prossima.